Franco Turigliatto, della direzione nazionale di Sinistra Anticapitalista. Come no? Ma perché io diciamo così è come alla carriera, no? È come l'Oscar alla carriera. No, tanto io vorrei prima di tutto ringraziare le compagne e i compagni che hanno partecipato a questa discussione, intendo quelli qui presenti, ma anche quelli che abbiamo visto in video. Domani manderò un messaggio alla mia amica Christine Poupin, perché ha fatto uno sforzo terribile stamattina sotto il mio incalzare di telefonate a fare il video, che non aveva molto tempo neanche lei, non sono potuto di poterlo fare. Poi ovviamente a Viola, a Eliana e a Maurizio che sono qui. Però in primo luogo credo che il senso, che cos'è il senso di questa iniziativa che abbiamo preso? Uno sicuramente è una piccola iniziativa di solidarietà con le lotte delle lavoratrici e dei lavoratori francesi, e in questo proposito io credo che, dato, non dimentichiamoci che anche in Catalogna c'è una partita molto difficile aperta, e quindi nell'approccio internazionalista che noi abbiamo è giusto di affermare anche loro il diritto catalani di poter decidere in autonomia quale deve essere il loro futuro. Terzo, le battaglie contro la guerra, contro i massacri, contro le barbarie, su quale alla fine dirò qualche parola in più, perché su questo c'è anche una discussione al nostro interno molto forte e anche qualche volta molto, molto pesante. E poi naturalmente per discutere di come andare avanti, perché noi guardiamo le battaglie in Francia, ma solo come elemento di una battaglia complessiva della nostra classe a livello europeo. Per noi esattamente non è di fare il tifo, ma semmai di capire alcune forme di organizzazione, come affrontano alcune cose. Per noi la lotta di classe in altri posti è sempre uno strumento di comprensione, non di imitazione, ma di comprensione come noi possiamo farle nella situazione specifica. E nello stesso tempo Christine Poupin diceva: devono capire i lavoratori francesi che la battaglia che c'è dei ferrovieri è una battaglia che riguarda tutta la classe. Io dico, come finirà in Francia avrà ripercussioni in tutta Europa e anche qui, perché la Francia non è la situazione di crisi della Grecia di alcuni anni fa, ma è comunque una delle grandi potenze capitaliste, e il tentativo di Macron di mettere al passo quella classe e di distruggere esattamente quegli strumenti diversi di unità, di quelle che sono le vecchie forme organizzate, ma che sono un elemento di condensazione, di cristallizzazione di determinati rapporti di forza, se saltano là, come già molte sono saltate qua, sarà, noi faremo le nostre battaglie con molta più difficoltà. Per questo ha senso di riflettere su questo. Questo è il senso peraltro anche dell'internazionalismo. Per quanto riguarda l'Italia, la fotografia delle elezioni è assolutamente impietosa. Perché quella fotografia? Perché quel voto? Sono 25 anni di sconfitte, di arretramento. È stato distrutto lo statuto dei lavoratori, il valore e la forza dei contratti collettivi. Sono stati tolti decine e decine di miliardi alla sanità, alla scuola, agli enti locali, cioè ai servizi pubblici. Sono stati regalati miliardi e miliardi alle banche, alle imprese. È stato deregolamentizzato il lavoro, sono mutati attraverso il Job Act e attraverso tutto quel che è stato fatto le condizioni di lavoro ovunque, per cui si può produrre fodura, per cui dice non accetti di venire a lavorare a queste condizioni, guarda dietro di te quanto è grande la fila dei disoccupati, se non lo fai tu lo farà qualcun altro. Allora, di tutto questo, qualche responsabilità c'è, qualche battaglia che non è stata fatta c'è da qualche altra parte. Non è un destino cinico e baro che c'è caduto sulla testa. A me viene da ridere quando leggo sui giornali della crisi della sinistra, ma non c'è solo la crisi della sinistra. Il problema è esattamente di riflettere perché quello che era il più grande movimento operaio in Europa, sindacale, che ha portato a quelle conquiste, a quelle vittorie e quindi a quelle espressioni politiche, a quei successi politici, oggi è semplicemente a terra.
oggi è incapace anche di fare, cioè fa delle lotte, ma le fa tutte quante su, in una situazione di straordinaria, di grande debolezza politica, e il risultato è esattamente quello che voi avete descritto, che poi quando si va alle elezioni si vota qualcos'altro, esattamente, chi propone questo, chi propone altro, chi non ha fatto le battaglie contro la Fornero, chi ha imposto la Fornero, perché questa è la cosa, compreso Bersani, perché c'era Bersani, non c'era Renzi quando è passata la Fornero, ricordiamoci questo tipo di cosa qui, chi ha imposto il giocare, chi ha fatto saltare l'articolo di 18, chi sta dando anche quest'ultimi anni miliardi e miliardi alle aziende con gli ammortamenti, i superammortamenti, una parola strana, ma che sono soldi dati ai padroni, alle imprese, tutto questo è dietro di noi. L'ha fatto qualcuno, e mi viene da ridere quando anche oggi Repubblica dice: ma qual è la proposta del PD, del DDS? Perché non avanzano le proposte? Ma come? I DS le proposte le hanno fatte, anzi le hanno realizzate. Giovanna, articolo 18, soldi all'inglese, razzismo di Stato, buona scuola, truppi in Africa, e qualcuno ha alzato la voce del governo di fronte al massacro dei palestinesi di qualche giorno fa e anche di ieri? No, nessuno. Assolutamente nessuno. Questo è il programma del PD. Questo è quel che ha detto il PD. Il PD l'ha detto e è stato sanzionato esattamente per questa cosa qui. Gli altri ovviamente mentono. Diciamo, il Movimento 5 Stelle e la Lega hanno forme di razzismo entrambi. La Lega è molto più pericolosa. Attenzione, abbiamo un po' di problemi con Salvini, perché anche... certe volte ha dei sostegni assolutamente inaspettati, ma il veleno che è immesso nella classe, il veleno razzista, è una cosa che resterà a lungo, occorreranno grandi mobilitazioni, occorrerà che voi facciate tante assemblee con i lavoratori della SAME per togliere, per sradicare, occorrerà soprattutto fare tante lotte per sostituire all'odio verso il migrante, l'odio verso il padrone, sostituire la consapevolezza e l'unità di classe contro i padroni, contro la classe dominante, contro i capitalisti. È un lungo lavoro da fare da questo punto di vista. Per questo, diciamo, certo che c'è da ricostruire tutta una sinistra, ovvero sia, c'è da ricostruire un movimento del lavoro, un movimento operaio, una cosa complessa, c'è una sinergia, ma non si può partire solo da quel che sarebbe necessario, e potremmo essere un po' più avanti dal punto di vista di avere una sinistra radicale più efficace. Tante cazzate sono state fatte, le abbiamo fatte, tutto quanto, non è che non abbiamo avuto qualche chance ed è stata buttata via, non è che all'inizio del secolo un movimento non ha offerto la possibilità di andare ad altri rapporti di forza, di rimettere in discussione certe cose. Sono state sprecate determinate cose. Le ha sprecate anche, diciamo, il partito che mi apparteneva, di cui io stesso ero dirigente, che era in fondazione, in certi passaggi chiave. E non è che è stato colpito solo Rifondazione, non è che è stato solo colpito quelli che pure magari non erano d'accordo con certe scelte, ne è stata colpita la classe. Perché naturalmente se un determinato governo che si crede essere il governo risarcimento invece non lo è, alla tornata successiva diventa credibile il Movimento 5 Stelle. Questo è il meccanismo infernale e soprattutto si alimenta la demoralizzazione profonda. Questa è la cosa, non è, diciamo, è un riflettere, perché riflettere sulle stupidaggini che possiamo aver fatto, uno può dire io non l'ho fatto, l'altro l'ha fatto, ma comunque alla fine ricadono su tutti. È uno strumento indispensabile per non rifarlo un'altra volta. Da questo punto di vista qui ci sono alcuni che hanno la mia età e quindi hanno, diciamo così, più volte abbiamo fatto cazzate, perché non era scritto da nessuna parte in un destino cinico e baro che quello che è avvenuto nel 70 si chiudesse, negli anni 70 si chiudesse così e poi via via negli anni dopo. Quindi il problema che abbiamo sull'Italia è come se non si modifichino i rapporti di forza sui luoghi di lavoro, come se non si riorganizza i lavoratori nelle forme sindacali, nelle forme sociali, se interi settori, interi comparti si danno anche degli obiettivi efficaci, perché se in una battaglia contro la chiusura di una fabbrica si chiede semplicemente che il settore pubblico, che le istituzioni diano dei soldi perché arrivino degli altri padroni,
non si va molto lontani da questo punto di vista, non si va, se non si pone sul terreno riduzione dell'orario di lavoro, intervento, un programma complessivo è esattamente unitario, noi non riusciremo a farlo. E peraltro c'è tutto questo nel programma di Potere al Popolo, dobbiamo anche saperlo tradurre esattamente nella realtà. Nella realtà vuol dire, certo, molta umiltà, ci mettiamo a fianco, io non lo so, è chiaro che quando vado in una fabbrica io in primo luogo ascolto, questa è la cosa, poi comincio a interloquire, poi cerco di capire come è possibile organizzarli, e c'è, a questo punto è un problema abbastanza complesso. Io auspico una capacità di azione superiore dei sindacati di base dal punto di vista della mobilitazione, ma superando il loro settarismo e con una capacità di interlocuzione con l'insieme dei lavoratori, così come sarebbe buttar via un anno se non si capisce che l'anno del congresso della CGIL può essere l'anno di una discussione politica di massa sul sindacato di classe necessario, sul sindacato che sappia unire lavoro e non lavoro. Sfruttiamolo tutti insieme questa cosa qui. Cioè è una battaglia che è sociale e politica nello stesso tempo, e auspico che Potere al Popolo lo sappia fare. Potere al Popolo è stato importante perché sennò ci sarebbe stato il vuoto. Era importante che qualcuno dicesse noi ci siamo, noi facciamo questa battaglia politica qui. Il risultato elettorale è stato insufficiente, certo, era difficile, poi inesperienze, tutta una serie di cose, ma dietro avevamo tutto quel retaggio terribile da affrontare. Oggi dobbiamo solo capire come andiamo avanti, e si può andare avanti esattamente con quello spirito unitario, plurale, tenuto conto che non c'è immediatamente un'uguale percezione di come si debba andare avanti, di quale debba essere la strategia, delle questioni nazionali, internazionali. Bisogna sapere fare un passo alla volta, costruire le campagne, costruire le mobilitazioni, legare tra di loro, far riconoscere tra di loro, lo dicevate tutti, tra di loro vari settori. Questo creerà anche le condizioni per dei passaggi politici e organizzativi più alti rispetto a quelli che oggi possiamo mettere in campo. Questo proprio a me pare l'ABC di un approccio materialistico a una situazione particolarmente difficile, particolarmente deteriorata, su cui ricostruiamo le strutture, primo luogo di lotta, di organizzazione sindacale, di organizzazione sociale della classe, e in questo modo rafforziamo la possibilità di costruire anche, in termini che non so dire, un soggetto politico all'altezza che abbiamo di fronte, e anche recuperare ovviamente livelli di voto elettorale che adesso non ci sono, ma non avrei immediatamente soltanto la pressione del voto elettorale. Io credo al centro della questione quello che abbiamo cercato di mettere un po' in tutto questo dibattito qui, la centralità sociale della ricostruzione dell'unità di classe che la compagna Poupin alla fine, non so se l'avete colta nel francese, Fabrizio è stato meraviglioso nel tradurre, ma era molto densa la compagna Christine anche nello spiegare i meccanismi delle forme di unità tra i vari settori, poi riprese che valgono in Francia ma in forme diverse, in un contesto diverso, valgono sicuramente anche qui. Chiudo questa parte, bevo qualcosa e poi dico due cose sull'Europa e sulla guerra. Scusate, ma devo bere. Bevo per dimenticare, sì. No, la cosa è molto semplice. Abbiamo dato un titolo a questi... Abbiamo dato... Non all'Europa dei padroni, internazionalismo, rivoluzione, se ne è parlato un po' poco, cioè se ne è parlato indirettamente, però c'è un dibattito anche nella sinistra. Questa Europa che cos'è? Questa è l'Europa capitalista, però vogliamo tornare semplicemente indietro o noi come portatori di un'idea di un'altra società abbiamo un'ipotesi diversa? In fondo guardate, l'Europa con i suoi stati è una forma reazionaria e retrograda. Uso la terminologia classica marziana, il livello delle forze produttive è molto più avanti di quella che è la struttura nazionale che compone gli vari staterelli dell'Europa, e si è ribellata due volte questa cosa qui, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale. E solo che il problema nel 68 in fondo si era posto il problema dell'unità di classe, dell'unità alternativa, però
il 68 non ha prodotto un processo rivoluzionario, né in Francia, in Italia è stato molto più lungo, però non siamo riusciti, tra virgolette, a prendere il potere. E la risposta l'hanno data i borghesi. L'Unione Europea è la risposta che dà i borghesi dal punto di vista del capitalismo, degli interessi del capitalismo. E quindi è un'Europa che costruiscono in funzione del capitale, un'Europa che produce divisioni, che produce contrapposizioni, che spinge a respingerla, perché in Italia erano tutti favorevoli, adesso c'è una spinta a respingerla. E ci sono due risposte errate su questo. La prima risposta è esattamente quella che è stato prodicato molto alla sinistra, dice no, ma va bene questo, aggiungiamo un po' di Europa sociale, facciamo qualche riforma. No, non ha funzionato assolutamente niente. I meccanismi, i trattati, l'euro e tutto quanto funzionano per riprodurre esattamente la divisione, l'oppressione, lo sfruttamento, l'accumulazione del capitale in questa fase di crisi del sistema capitalista. Questa è la realtà che abbiamo di fronte. Quindi non funziona quella idea lì, però può funzionare l'altra idea che alcuni pensano possa essere praticata, semplicemente quello ritorno allo Stato nazionale. Lo dico perché i compagni di Eurostop hanno questo orientamento politico qui. Può funzionare quella cosa lì, semplicemente il ritorno indietro, che è il desiderio di ritornare alla età dell'oro, cioè agli anni 50, che però non esisterà più perché c'era un altro capitalismo, altri meccanismi di funzionamento del capitalismo, altri rapporti di forze internazionali e nazionali, un mondo perfetto, tra virgolette, fino a un certo punto, che peraltro in Italia ha realizzato delle conquiste soltanto quando i lavoratori si sono immessi duramente a lottare, fortemente a lottare. No, diciamo, quelli che pensano che basta uscire dall'euro non hanno idea di cosa potrebbe produrre dal punto di vista economico. Quindi io credo che ci deve essere una terza via su questo tipo di cosa qui, che in fondo guardi indietro, cioè è l'idea esattamente che quello che noi ragioniamo al di sopra delle frontiere dal punto di vista dell'unità delle classi lavoratrici. Per questo io vorrei che la battaglia per la riduzione dell'orario di lavoro si aprisse qui, ma si aprisse in Francia. La battaglia per un salario minimo collocato rispetto anche ai vari livelli economici che hanno i singoli paesi, diventasse una bandiera per tutti, che lo scambio delle iniziative sindacali, dell'unità sindacale, diventasse una cosa al di sopra le frontiere. Il problema è un'organizzazione politica, dei sindacati si orientano su questo, su questa linea politica qui, o guardano in un'altra direzione? Io credo che la Francia ci dice anche in questi giorni che bisogna ricercare quel tipo di unità che noi con i lavoratori francesi e anche con quelli tedeschi, tra le altre cose, perché non è che se la passino tutti bene, da questo punto di vista l'hanno inventato i mini job, i mini salari li hanno inventati i tedeschi, non li abbiamo neanche inventati noi nel sud Italia o da altre parti. Allora, su questo io credo che perché noi che in fondo che cosa vogliamo? Un'altra società? Ma lo so che non si può dare questo nome, ma alla fine è una società di tipo socialista che noi vogliamo, no? Porco giù. E comunista il passo, attenzione, perché alcuni, diciamo così, attenzione, alcuni, molti credono di poter dire comunista e essere più avanti, ma semplicemente producono un'ideologia, non un'idea di costruzione. Comunismo è la fase finale di piena liberazione dell'uomo, lo dico anche ai compagni di Rifondazione che hanno questa cosa qui, ma di mezzo c'è esattamente l'idea della battaglia per il potere di costruire un'altra cosa, che certo socialismo lo diciamo poco in Italia, perché fino a qualche anno fa mettevi la mano sul portafoglio, naturalmente, diciamo, se parlavi la parola socialista, ma adesso le nuove generazioni dimenticheranno anche Craxi, questa cosa qui. È una società costruita in misura dei bisogni delle persone e degli uomini. E diciamo, noi vorremmo, quando diciamo che vogliamo un'altra società, in Europa vogliamo questo. Però, detto questo, ci risolve tutti i problemi? No, perché poi ci sono le battaglie concrete, le crisi sono ancora a livello nazionale, in Grecia l'abbiamo visto, la crisi nazionale che c'è stata. Allora lì certo, io non escludo nulla di quel che si deve fare, perché se un governo dei lavoratori, c'è una crisi d'Italia, va al potere, o in Spagna o altrove, è chiaro che di fronte all'offensiva del capitale tu devi prendere tutte le misure per difenderti. Compreso puoi essere, anche se non è la
prima azione che credo debba essere fatta, anche quello dell'uscire dall'euro, ma lo puoi fare solo nazionalizzando le banche, lo puoi fare se contemporaneamente lanci l'idea di una Europa al di sopra, di unità con gli altri. Cioè, sono battaglie tattiche, chiamiamole così, condizionate all'evoluzione della crisi, ma la prospettiva non può che essere la prospettiva di una soluzione europea, perché solo a questo livello si può dare una risposta ai bisogni di tutto. Guardate, con la riduzione al 30 ore settimanali in tutta Europa si produrrebbe la stessa quantità di ricchezza facendo lavorare tutti e dando uno stipendio, un salario, un reddito decente per tutti quanti. Io devo dire, se faccio la battaglia per la trasformazione della società, la voglio fare per questo, non per un'altra cosa. E su questo effettivamente c'è una discussione da fare, strategica, ci credo. Infine, ed è l'ultima cosa, inizio mettendola molto, molto dura. Molto dura, per indicare, abbiamo noi, sinistra anticapitalista, una grossa divergenza con altre forze della sinistra. La riassumo in questo modo: io sono per mobilitarci contro la guerra senza se e senza ma, e questo significa che ci mobilitiamo quando il governo reazionario, sionista, colonialista di Netanyahu spara e ammazza i palestinesi. Ma sono non da meno di mobilitarci tutte le volte che quel capitalista Boy Assad ammazzi il suo popolo, gasi il suo popolo, bombardi il suo popolo. Non si divide l'unilateralista, non si divide l'internazionalismo, noi siamo dalla parte degli oppressi ovunque e siamo tutti quei potenti. Posso metterla così? Io odio Trump, io odio Macron, io odio Putin, che è uno zar, diciamo, e che a sua volta schiaccia il suo popolo. Odio ovviamente Netanyahu, odio Assad, odio i capi dell'Arabia Saudita, cioè le varie potenze regionali, le potenze imperialiste, per una ragione di fondo, perché io mi riferisco esattamente a quel Marx giovane, a quello che ha fatto il manifesto del Partito Comunista, andate a vedere il film, in cui all'inizio del manifesto dice che i comunisti chi sono? Quelli che esattamente non si soffermano sugli interessi di un pezzo dei lavoratori, ma riguarda gli interessi di tutti i settori dei lavoratori, gli interessi di tutta una nazione, dei lavoratori di tutta una nazione, gli interessi al di sopra delle nazioni. Per questo noi dobbiamo essere, per essere internazionalisti, contro la guerra, contro le pressioni e a fianco di tutti gli sfruttati, e chiamare coi loro nomi di assassini e boia quelle classi dominanti, quegli esponenti che in realtà del loro popolo fanno strame, perché questa è la cosa. E io sono per, sono assolutamente per tutte le mobilitazioni contro la guerra, ma non voglio che le mobilitazioni contro la guerra in realtà devono essere contro Trump, ma devono essere anche contro tutti gli altri boia che ci sono in giro. Non voglio che le mobilitazioni contro Trump siano semplicemente le mobilitazioni pro Assad, perché in questo modo io ho avuto tanto Erdogan, sì, non riesco a nominarli tutti, non riesco a nominarli tutti perché per ora vincono loro, sono i cattivi, i fetenti, i tagliagola, la banda di Banagoldi che lotta tra di loro, perché si stanno spartendo la Siria, tra le altre cose. Ma neanche posso accettare il ragionamento che mi sono sentito fare in questi giorni di dire, vabbè, che vuoi, meglio Assad che il casino totale. Quasi che il casino totale non l'abbia fatto Assad, quasi, cioè, che noi abbiamo di, perché pensate un attimo cosa vuol dire quando qualcuno fa il ragionamento campista da questo punto di vista, cioè di dire io geopolicampista. Attenzione, noi italiani abbiamo il diritto alla giustizia sociale, ai diritti, alla democrazia, a poter andare a votare, ci battiamo, votiamo. No, il popolo siriano non ha diritto a questa cosa qui. I siriani non hanno diritto a battersi per la libertà, per la democrazia, per la giustizia sociale, per poter andare a votare, per cacciare un dittatore. Noi in fondo abbiamo cacciato Mussolini. Si può ragionare così.
anche per un'altra cosa, guardate. La sinistra in Italia non ha quasi capito niente di quel che è avvenuto nei paesi arabi con la cosiddetta primavera araba. Quasi che leggo delle cose, delle interpretazioni che sia stato quasi un'operazione degli Stati Uniti e degli altri. No! I paesi arabi, quella zona geografica del mondo, è stata quella che ha subito più le contraddizioni del neoliberismo. Da nessun'altra parte c'è stato, da una parte, un elevamento della popolazione culturale, anche con una disoccupazione, una stagnazione economica enorme. È chiaro, se siamo marxisti e materialisti, è chiaro che a un certo punto si produce una crisi. E questa cosa si produce una crisi contro i potenti, contro chi gestisce, si chiami in un modo, si chiami nell'altro. Non è scoppia una crisi, è certo che il Dipartimento di Stato americano interviene, certo che Putin interviene, ma sempre questa cosa qui avviene, una cosa di questo genere qui. Però in altra occasione si è riuscita a vincere, anche Lenin avrebbe preso i soldi dal... Cioè, questa era la cosa, preso i soldi dai tedeschi, no? Cioè tutte cazzate, capite? E non essere più, non capire più la contraddizione di fondo che produce una determinata società, con delle rivoluzioni come sono state, parziali, difficili e sconfitte. Questa è la cosa, è sconfitte, ma sono stati sconfitti da due barbarie, la barbarie dei vecchi regimi, quello egiziano per esempio, e la barbarie dell'ISIS, più la barbarie dell'imperialismo, che di volta in volta appoggia uno o l'altro, diciamo, per regolarsi. Ora questa è la cosa. Un'ultima domanda, un'ultima cosa che io non dico. Voi pensate che certo, sono andate male, adesso così, e non potevano neanche andare male. Sì, forse. Certo, ma tu cominci, quando sei spinto dalle tue condizioni materiali, inizi una rivoluzione, sai come finirà, che sarà vittoriosa. Per ora quasi sempre sono finite. Però noi diciamo che è giusto provare a farlo. E voi non pensate che proprio le rivoluzioni arabe, se si fossero potute sviluppare di più, avrebbero aiutato più di ogni altra cosa i diritti del popolo palestinese, alterando completamente i rapporti di forza nello scacchiere medio orientale, mettendo in difficoltà il governo di Netanyahu, il governo colonialista, in qualche modo anche ovviamente producendo una ricomposizione all'interno del movimento palestinese, non c'è dubbio in questo tipo di cuore. Ma se no come pensate che possano vincere? Di avere i loro diritti, il popolo palestinese, se non c'è una più generale lotta di classe in tutta quella regione lì. Ecco, ho voluto, però dato che noi riusciamo a parlare molto poco, ho dovuto utilizzare molto di più questa assemblea anche per parlare di questo, perché secondo noi è un nodo profondo, noi, perché in quanto marxisti dico un'ultima cosa, noi, il marxismo è un materialismo storico, è un'analisi obiettiva della lotta di classe. Cioè, attenzione, è una doppia cosa, è la ribellione contro l'ingiustizia sociale, che però non definisce semplicemente una situazione utopica, ma si basa su una condizione della società che ha creato delle condizioni per cui quella battaglia per cambiare può essere possibile. Ma è fatta in che nome anche? In nome della giustizia sociale e degli uomini di essere liberi, uguali e potersi esprimere fino in fondo. Quindi il marxismo è anche un umanitarismo profondo. Se lo si dimentica di fronte alle stragi, alle battaglie, e si schiera e se le si accetta soltanto perché lo fa qualcuno, perché è nemico del tuo nemico, non andiamo da nessuna parte. Non costruiamo la società che vogliamo fare. E noi porteremo questa discussione anche il potere al popolo, lo porteremo tra tutti, perché è una questione che attiene alla nostra idea di socialismo e di comunismo.